Buonasera, gentile pubblico. Benvenuti allo spettacolo di poesia e cultura di questa sera. Per prima cosa signorina, mi scusi, potrei prima chiederle di che segno è lei? Come, scusi? Le ho chiesto di che segno zodiacale è lei. Sono nata il 21, a primavera. Ma non sapevo che il nascere folle, aprire le zone, potesse scatenare tempesta. La gelosia è insicurezza. Io sono possessivo, che è diverso. È tipo, ti amo così tanto che ti murerei in soffitta. I gemelli! Ecco, alzino la mano i gemelli presenti in sala. Bene. Strano che vi siate fermati qui, a teatro. Avete resistito per un tempo record nella stessa occupazione. Cioè non siete ancora passati ad alto, scommetto che state smanettando col cellulare sotto banco. E così tua suocera ti tiene i figli il pomeriggio? Io le tengo il suo. Ma la notte giunge e incomincia a cantare. La luna fa girare la sua pellicola di sogno. Io narcisista, vi dirà il leone, ma piantiamola, se fossi vissuto nell'antica Grecia non mi sarei chiamato Narciso. Ah no, e come? Giove. No, scusa, come sarebbe a dire che mi lasci perché sono troppo preciso? Ma sì, io rompi le scatole per ogni minimo dettaglio. Allora pignolo, casomai. Oh. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Ma qualche pregio sto scorpione ce l'ha. Ma certo che ce l'abbiamo! Volevo ringraziarti per ieri sera. Mi hai fatto stare benissimo. Ma se non ci siamo visti? Appunto. Non capricorno in sala, per favore, su, 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 su. Ah, ecco, ecco. Ora, voi non siete solo un po' freddini, no. Siete glaciali. Come dite? Siete capaci di autocontrollo? No, siete proprio imbalsamati, è diverso. Ma figuriamoci, io sono un vero comunista, semplicemente col maglione di cashmere. Uno sguardo casuale fu l'origine di un cataclisma d'amore che mezzo secolo dopo non era ancora terminato. Scorpione! Come va con i suoi problemi di aggressività? Molto meglio. Ah, davvero? Ma certo, brutta deficiente, te lo devo ripetere. Nessuno ha il destino scritto nelle stelle, ma le stelle possono aiutarci a scrivere il nostro futuro.